cresciuto di un nuovo stile di cantautorato confessionale al femminile che influenzerà intere generazioni di autrici. I primi indici di cambiamento arrivano con For the Roses e soprattutto con Court and Spark, disco del 1974 che mette in mostra la voglia di deragliare su territori più jazz e fusion accanto a un pop sofisticato. Il ritorno a casa, se così si può dire, avviene negli anni 90 con un trist di album che la riportano verso sonorità più marcatamente folk ed essenziali. Il nuovo decennio vede la Michelle sempre più distante dal mondo discografico e dedita alla sua altra passione artistica, che è la pittura. Musicalmente è il momento dei Flirt con la grande orchestra, protagonista di due album in successione. Il primo, Bossa and House, è dedicato principalmente alla rivisitazione di standard della canzone americana, e il secondo, Travelogue, ad una rielaborazione del repertorio della stessa cantautrice, affiancata dal bassista e anche ex marito Larry Klein. Nel 2002, in aperta polemica con il music business, annuncia di volersi ritirare dalle attività musicali per dedicarsi solo ed esclusivamente alla pittura, ma pochi anni dopo realizza una compilation della serie Artist Choice per Trustbucks, catena di caffè per la Starbucks, catena di caffetterie americane che sta investendo nella pubblicazione di musica. Nel 2007 è la seconda grande artista dopo Paul McCartney ad annunciare la pubblicazione di un nuovo album per Hear Music, etichetta discografica proprio di Starbucks, e l'album si chiama Shine. Adesso andiamo ad ascoltare uno dei più grandi successi di Joni Mitchell, Carrie. The wind is in from Africa. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave here, Carrie, but it's really not my home. My fingernails are filthy, I've got beach tar on my feet, and I miss my clean white linen and my fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage. Carrie, get out your cage. A bottle of wine, and we'll laugh and toast to nothing and smash our empty glasses down. Let's have a round for these freaks and these soldiers, a round for these friends of mine. Let's have another round for the bright red devil who keeps me in this tourist town. Come on, Carrie, get out your cage. I'll put on some silk. I'll put on some silk. Oh, you're a mean old ass. I'll go to Rome and rent me a grand piano and put some flowers around my room. But let's not talk about fairy wells now. The night is a starry dawn, and they're playing that scratchy rock and roll beneath the mantle of moon. Come on, Carrie, get out your cage. I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave you, but it's really not my home. Maybe it's been too long a time since I was scrambling down in the street. Now they've got me used to that clean white linen and that fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage.
Robert Plant. Come e perché ho deciso di abbandonare il rock? L'ex frontman delle Zeppelin racconta come ha maturato la decisione di esplorare altri generi dopo aver ridefinito i canoni del rock con la sua band. E sì, perché il prossimo 19 novembre verrà spedito sui mercati Raise the Roof, il secondo disco, il primo Raising Sand, che uscì nel 2007, di interpretazioni di grandi classici della tradizione americana registrato da Robert Plant e Alison Krauss. Per promuovere la pubblicazione, il già frontman delle Zeppelin ha rilasciato una lunga intervista al Guardian, dove ha spiegato anche le ragioni del suo apparente divorzio dal rock. Perché la voce di Immigrant Song non è un mistero, da anni sta esplorando territori piuttosto lontani dalle atmosfere che hanno caratterizzato il suo lavoro con quella che molti definiscono la più grande rock and roll band di sempre. Perché quindi Plant ha deciso di cambiare area e genere? Tutto accade secondo quanto raccontato dallo stesso artista nel 2000, la data indicata tuttavia potrebbe non essere corretta, essendo la coppia stata in attività tra il 94 e il 98 e poi nel 2001, per una unica data al Montreux Jazz Festival, in occasione di una data del tour con Jimmy Page in Germania. Stavamo suonando in questo enorme cubo di cemento davanti a uno smisurato pubblico di maschi che menavano i pugni per aria, ha ricordato Plant. Mi sono detto, beh, non credo di averne più bisogno, è ora di scendere dalla giostra e anche in fretta. La scelta Plant la rafforzò chiarendosi le idee dopo aver assistito a un'esibizione dei Radiohead a Parigi. A colpirlo in particolare fu Johnny Greenwood. L'ho visto sul palco e quando è venuto il momento della solo si è semplicemente inginocchiato iniziando a giocare con degli effetti e i pedali, ha spiegato Plant. Ho pensato che fosse molto diverso rispetto al mondo che avevo abitato io, per via dell'espressività, dei gesti e tutto il resto. Ma mi hanno fatto capire che era il tempo di cambiare e subito dopo ho iniziato a scrivere. They couldn't capture that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. Yeah.
Radio CRT. Radio CRT. Working on a dream. Il giovedì ti aspetto su CRT Radio con Culo e Camicia. Chi sono? Ma Davide Iannuzzo, e insieme racconteremo il calcio locale, il lavoro e l'attualità. Non mancare. E questi sono i programmi della settimana. Abbiamo Culo e Camicia, Apriticello, Senti chi parla, Bacco, Tabacco e Venere. Poi abbiamo Fatti e Facezze. Insomma, seguite CRT Radio, perché ogni giorno, o di mattina o di pomeriggio, ci sono dei programmi live che vi terranno sempre in compagnia. Andiamo un po' a vedere qualche concerto in imminente. I Pinguini Tattici Nucleari il 4 ottobre a Torino, il 6 e il 7 a Firenze, il 9 ottobre a Salerno e l'11 a Bologna. Poi abbiamo Fabrizio Bosso al Mausoleo di Cecilia Metella a Roma. E poi abbiamo, vediamo, attesissimo il concerto di Patti Smith alla Nuvola a Roma per il 10 ottobre alle ore 21, Alessandro Mannarino all'Arena di Verona. Poi abbiamo Zucchero, Zucchero insomma ha incominciato questo suo tour, e lo teniamo il 6 ottobre all'Anfiteatro delle Cascine a Firenze, e questa sera a Lecce alle ore 21 al Fossato del Castello Otranto. Questa sera c'è anche Biagio Antonacci al Teatro Carcano di Milano, e questa sera ancora anche Javier Girotto al Mausoleo di Cecilia Metella a Roma. Willy Peyote il 7 ottobre a Torino, e c'è anche il concerto di Anastasio l'8 ottobre a Firenze. E, insomma, finalmente si è riaperta la stagione dei concerti, seppur con delle limitazioni, ma è comunque un segnale di ripartenza, e che noi vogliamo proprio condividere con voi, dandovi informazioni su i concerti, in modo da poter, insomma, se siete da quelle parti, andare. Andiamo con l'ultimo brano in scaletta prima di salutarci, la nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè, guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire, e chi non ha mai visto nascere una dea. E chi non ha mai visto nascere una dea, non lo sa che cos'è.